Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. La novità quassù è che da ieri pomeriggio, oggi è il 20 di marzo, hanno chiuso la gelateria per quanto riguarda il problema del coronavirus, quindi visto che ci sono delle belle giornate che al momento non mi è impedito di andare a passeggiare, ho ben pensato di farvi un piccolo tour qui intorno, approfittando appunto di questo bel pomeriggio di sole. Peraltro fa anche caldino e approfitto anche perché nei prossimi giorni tornerà probabilmente il freddo. Mi sono un po' informata per quanto riguarda appunto le cose da vedere perlomeno qui intorno a Münsingen, e ce n'è alcune che non ho visto, tra cui appunto il vecchio villaggio di Gruorn, che dovrebbe consistere in una chiesa con attorno il cimitero abbandonato, la vecchia scuola e, almeno per quanto riguarda la mappa satellitare di Google Maps, ci dovrebbero essere anche qualche rudere lì in giro. Quindi ho preso la macchina, mi sono fermata ad un parcheggio che è a circa 1,5 km dal paesino, e adesso sto continuando sul percorso pedonale e ciclabile che porta fino a questo vecchio villaggio, diciamo così, paesino. Direi che vi faccio vedere un pochino quello che c'è intorno a me, anche se non è che sia particolarmente nuovo ai miei occhi, perché appunto sono cose tra virgolette già viste, ma in un periodo diverso da quello invernale, e ci vediamo là. Ok, vi faccio vedere più o meno quello che ho fatto sulla mappa. Qui c'è Münsingen, più o meno dove abito io. Ho fatto tutto questo per strato di strada qui in macchina, ho parcheggiato su questo parcheggio qui, e questa strada è quella che sto percorrendo ora a piedi. Poi qui ci sarà la chiesa più la scuola e il piccolo percorso a piedi dove dovrebbero esserci da queste parti qua alcune rovine. Speriamo bene e vi farò sapere. Non so quanto vedete, ma dietro di me c'è la chiesa e c'è anche il cimitero in parte intorno, mentre davanti a me c'è quella che è la vecchia scuola, che appunto sono state abbandonate. Ho letto un cartello che vi ho fatto anche vedere mentre venivo qua, intorno al 1939, per lasciare spazio a quello che era una sorta di campo di addestramento militare, penso si possa tradurre in italiano. Quindi tutta quest'area era area militare, e gli abitanti di questa zona qui sono stati sostanzialmente sfrattati. Rimangono per l'appunto intatte la chiesa con il cimitero e la scuola, e adesso vi faccio vedere appunto quello che si può vedere, mentre poi mi cercherò di spostarmi, perché appunto, come vi dicevo prima, su Google Maps in teoria si vedono cose che sembrano delle rovine, quindi proverò a vedere se riesco a trovare qualcosina e magari vi faccio un pochino esplorare questa parte di Germania abbandonata.
Mi è bastato girare l'angolo, praticamente la chiesa è proprio dietro questa curva qui, per trovare i primi ruderi. Qui c'è un po' di muro, ma qua giù già ci sono le prime case abbandonate. Bene ragazzi, spero che questo video corto e un pochino particolare rispetto ai miei soliti video vi abbia potuto interessare e intrattenere. Nel caso lasciate un bel like. Mi dispiace un po' non essere riuscita ad entrare in chiesa o nella scuola, che in teoria sono aperte durante le domeniche, non tutte, e durante appunto il periodo estivo per i turisti. Sì, non proprio sempre, ci sono giornate, da quello che ho capito, giornate un po' particolari in cui appunto vengono aperte al pubblico, però appunto oggi non era uno di quei giorni, anche perché il periodo in cui aprono va da aprile ad ottobre, adesso siamo a fine marzo, e quindi un po' mi è dispiaciuto. Non c'erano molte cose, case abbandonate da vedere, in ogni caso da esplorare, quindi non vi ho fatto vedere più di tanto nemmeno di quelle. Spero comunque che nel caso vogliate iscrivervi al mio canale per altri video un pochino migliori, ammesso e non concesso che riesca a continuare ad andare in giro. Se siete pratici della zona di Münzingen in Germania, nel Baden-Württemberg, e volete suggerirmi qualche escursione da fare qui intorno, è ben accetta. Nel caso lasciate un commento qui sotto o fatemi sapere come state passando voi la vostra quarantena, visto che la mia è appena cominciata e quindi prima o poi mi toccherà rimanere chiusa in appartamento. Per cui fatemi sapere come state sopravvivendo. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure, più o meno in giro per il mondo, se non rimango bloccata qua in Germania, chiusa nella mia stanzetta, ma nel caso saprete come me la sto passando. Detto questo, io vi saluto e come al solito non mi resta che augurarvi have a nice life.